Grazie. Será siamo pronti per accogliere eh, Maurizio Compagnoni che è un giornalista sportivo di, di Sky Sport che spesso segue anche le telecronache della Salernitana, ma in attesa del, del suo arrivo approfittiamo per vedere un video che è un video inerente eh, il Vieni vieni adelfio Piero della Proloco è un video inerente l'ex convento dei Cappuccini che è un posto incantevole, ne ho sentito parlare benissimo anche se non l'ho visto di persona quindi mandiamolo in, no guardiamolo pri eh, no diamo prima due notizie sì sindaco diamoci due notizie prima sì vai allora innanzitutto buonasera a tutti quanti voi in realtà il complesso monumentale dell'ex convento dei Cappuccini è una struttura la cui costruzione risale al 1575 quindi un'opera di una storia di un valore anche dal punto di vista architettonico notevolissimo. Pensate che la grandezza appunto di questo complesso conventuale, di questo complesso monumentale era talmente tanto riconosciuta fuori dalle mura di campagna che qui si tenevano i cosiddetti capitoli interregionali, cioè in pratica tutti i monaci cappuccini delle Calabrie, delle Puglie, della Campania si riunivano qui nell'ex convento dei Cappuccini e di questo c'è testimonianza non soltanto <coughs> di capitoli provinciali nel 1743 e nel 1746, ma in altri manoscritti, peraltro alcuni anonimi, anche per esempio nel 1721 e nel 1740. Vabbè, se lo facciamo partire, è meglio però che. sì. Dia... Faccio, però parliamo, parliamoci di. no, no, no della voglio, voglio che si vedano le immagini, okay. perché davvero è un complesso maestoso, per rintracciarne la grandezza davvero occorre andare diverse regioni più in là. Volevo solo concludere dicendo che qui dunque tutti i monaci si riunivano, in realtà nacque con una trentina di celle, una trentina di camere, per i monaci poi via via si è ingrandito a un sepolcreto, a un livello della chiesa, a un livello del chiostro, a un livello delle celle. Un'opera straordinaria. Con un valore storico incredibile e nel quale c'è un affresco che mozzerebbe il fiato a qualsiasi intenditore d'arte, salvaguardando quest'opera, peraltro, con un finanziamento che poteva essere dedicato solo a quest'opera perché in realtà il finanziamento è una misura la misura 1.9 beni e siti culturali per cui o lo si utilizzava per recuperare un sito culturale o lo si perdeva e lo si lasciava in Europa nel video lo vediamo la vorrei soltanto ritornarci un attimo in coda dopo averlo fatto vedere grazie vediamo l'affresco anche in video ok facciamolo ah no ok allora vediamo, vediamo il video Insomma, parlano, parlano da sole, Sindaco, molto, molto accattivante, molto bello. Sì, era talmente tanto bello questo luogo che ogni volta che qualcuno si approssimava a frequentarlo, e ce n'è traccia naturalmente scritta nei documenti storici, si usava un'espressione. È un luogo di un'incomparabile bellezza, cioè di questa struttura si parlava come esempio, perché è atipica come architettura conventuale con quelle mura che voi vedete, eccetera, eccetera. Volevo aggiungere un paio di cose. Questo luogo qui era un vero e proprio, diremmo oggi, centro culturale. Pensate che è arrivato a un certo punto i novizi che appunto si preparavano i monaci qui. Furono trasferiti da Muro Lucano e ci fu una disputa perché Campagna riuscì a prendere il noviziato che si svolgeva a Muro Lucano. Qui dentro le accademie dei Taciturni, dei Solitari, insomma, era un polmone culturale che faceva da guida nell'elenco dei volumi che i padri provinciali scrissero quando andarono lì per verbalizzare dopo la soppressione dei conventi, c'è di tutto. Ed un'altra cosa ancora, ci sono anche degli orti medicali. Voi pensate, siamo nel 500, fine 500? Non è che i monaci per curare andassero nelle farmacie, e allora c'è una quantità di erbe che noi stiamo faticosamente cercando di far catalogare per fare un catalogo delle erbe medicali che usavano i cappuccini e che servono anche a molti guasti che abbiamo nell'età moderna. Dico questo per dire che. Noi, salvaguardando questa struttura, abbiamo salvaguardato un pezzo importante della storia di questa città. Sindaco, ho visto che facciamolo, sì, sì. Ho visto che eh, i lavori ancora eh, sono in corso. Eh, è prevista una tempistica Sì, sì. I lavori debbono essere completati definitivamente in ogni punto in ogni momento entro marzo 2017, però noi vorremmo fare prima di quella data. Una sorta di inaugurazione, diremmo parziale, proprio perché i cittadini ci debbono andare, si debbono riappropriare di questo complesso monumentale che è davvero unico. Noi dobbiamo essere gelosi, tra virgolette, di queste cose perché questo rappresenta un bene patrimoniale. Quale sarà la vocazione futura? La vocazione è una vocazione che ambisce ad essere quello che è, stato un passato, che è stato in passato, cioè un ruolo guida anche negli aspetti culturali, in particolare la nostra ambizione, speriamo che insomma, ci riusciamo con l'aiuto di tutti e con un po' di buona fortuna, è quello di creare qui a Campania, presso i Cappuccini, il quinto centro di contabilità ambientale, in Europa ce ne sono solo quattro, perché questa struttura è talmente tanto grande che se la destinassimo ad una funzione piccina, ci mangerebbe, cioè, da per dire, non riusciremmo a farla mantenere. Per cui è una struttura che è sul nostro territorio, ma la cui funzione deve essere a servizio di tutti. La nostra ambizione è che sia a servizio, sotto gli aspetti ambientali, per la Regione e per l'Italia. Ci auguriamo che sarà così e penso che tutti quanti metteranno la, la volontà e l'entusiasmo perché. Questo accada. Allora torniamo un attimo all'evento: nel frattempo, che arrivi anche, anche Maurizio. Oggi è l'ultima eh, serata dedicata per quanto riguarda eh, stare in Chiena, che è un evento nell'evento. Perché ovviamente si può fare un consuntivo, sì, fare un, consuntivo. <ride> un bilancio? No, perché eh, ovviamente conosciamo l'evento più importante, quello portante è chiaramente la Chiena. Però questi eventi satelliti hanno fatto in modo che anche a livello eh, nazionale si parlasse non solo della chiena ma anche degli eventi collaterali. Abbiamo avuto tanti personaggi, ma sono stati personaggi eh, VIP che abbiamo scelto con, con attenzione: nel senso che noi non siamo andati a cercare il personaggio che attirasse puramente il pubblico, fine a se stesso. Ma abbiamo cercato delle persone, come è successo con Michele Placido, per esempio, che eh, avessero un, un, un significato. Un senso a campagna, perché contestualmente alla presenza di questi personaggi importanti noi abbiamo premiato le eccellenze che riguardavano proprio quell'argomento. Quindi questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Perché sarebbe stato facile portare un personaggio popolarissimo, un comico popolarissimo, ma che poi non avrebbe avuto senso averlo che a campagna. No, Sindaco. Allora l'abbiamo detto all'esordio di questa manifestazione starinchiena, che. Uno degli scopi, degli aspetti, degli obiettivi era quello in realtà di portare la Chiena ad una ribalta nazionale perché poi questo potesse costituire la base per avanzare la candidatura all'interno del patrimonio immateriale dell'umanità alla sezione UNESCO. Perché la sezione italiana dell'UNESCO ha detto dovete prima cercare di portare l'evento ad una notorietà almeno di livello nazionale per poter poi avanzare la candidatura a livello europeo. E allora quello che è venuto in mente, a mio avviso brillantemente agli organizzatori, non a noi, è stato quello di attirare qui a campagna delle personalità appunto di rilievo nazionale, così la scala, la scala dell'importanza di questa manifestazione si potesse subito elevare ed andare a irradiare a livello nazionale. La questione poi è così nota ormai eh, sulla prima pagina di Repubblica Telematica, insomma, davvero su tanti media. La Chiene è diventato un fenomeno eh, a livello nazionale. La stessa Repubblica ha detto c'è un paese. Che tutti gli italiani sognano, si chiama Campania, e noi gliel'abbiamo detto noi di scrivere, e che sono venuti qui i corrispondenti di, di Repubblica, del giornale La Repubblica, e hanno constatato il senso di gioia che trasmette questa manifestazione. La gente se ne va col sorriso, con un'espressione così di contentezza, perché poi, tutto sommato, al di là delle inevitabili tensioni che in un momento come la secchiata pure ci possono essere e vanno messe nel novero della casistica. Diciamo Così, però il risultato finale è una ora, ora e mezza più quello dell'intrattenimento in questa città, davvero di spensieratezza, di gioia ed è questa l'espressione finale con la quale sono andati via anche i giornalisti. C'era poi l'idea di agganciare alla chiena appunto al principale evento di questa città come dire chi merita. Naturalmente non è che abbiamo potuto premiare tutti, qui non è che meritano solo due o tre ne saranno rimasti fuori chissà quanti che naturalmente o nelle edizioni prossime o comunque in altre edizioni di altre iniziative che abbiamo nella testa e che speriamo di poter realizzare saranno premiati se non dovessero essere premiati adesso. Allora, io nel frattempo saluto anche Adelfio Pierro, del presidente della Proloco di Campagna per la sua presenza e il suo supporto anche perché anche lui ci supporta non poco. Allora, prima di. Volevo, possiamo mandare la clip di Compagnoni? Perché sta per arrivare. Prima di farlo salire, volevo che vedessero la, la clip che abbiamo preparato eh, per lui. Quindi mandiamolo un attimo. Facciamo un applauso nel, nel frattempo per Maurizio eh, Compagnoni, che ci raggiunge appena finisce le foto. Facciamo partare, partire il, il video. Gulamma. Per il momento lo ignora Mertens. Cerca Higuain in acrobazia, Higuain non, non è vero, non è vero, Go! non è vero, Go! non è vero Maurizio. 36, nessuno come lui! Vucinic, pallone bene a Totti di ritorno, ancora Vucinic, insiste la Roma, ancora l'ingressionare dei gore di Vucinic, la puntata a Totti, rete, rete, Francesco Totti, la Roma è in vantaggio! Altissima la difesa del Barcellona, pallone per Milito, Milito può entrare in area, Confetto, allargarsi arriva di Michael, allora per Michael! Rete, 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 rete. Michael eccolo qui, Maurizio e Compagnoni, benvenuto. Grazie. Eh, recuperiamo scusami, Adelfio. Eccolo, allora, beh insomma, una bella sorpresa questa, non te l'aspettavo. No, non me l'aspettavo, eh? no, no. No, Vai, perché noi del sud abbiamo queste, queste uscite belle. Allora, um, Chiena di Campagna, eri mai stato a Campagna prima? No, innanzitutto <ride> venendo con la macchina, devo dire che mi è piaciuto tantissimo il centro. Eh tutto, tutto con tutti i localini, tutta questa gente in giro, devo dire, è piaciuto, dicevo, agli amici di macchina. Mi è piaciuto tantissimo. Proprio. Beh, un centro storico molto curato. Sarebbe da farci un po' di serate perché è veramente carino, Facciamoci. È proprio bello <ride> l'atmosfera, bello, bello. Beh, guarda, questa è l'ultima delle, delle serate di stare in Chiena che si va a innestare in un contesto ben più ampio che quello della Chiena. Non so se hai visto qualche video in giro. Praticamente... M me l'hanno fatto vedere, è fantastico, non sapevo oh, di questa cosa. È geniale. <ride> Beh sì, diciamo che è geniale perché effettivamente abbiamo trasformato una cosa che un tempo serviva per purificare, no? per pulire eh, dalla, dalla peste all'epoca e poi è stata trasformata, no Sindaco? Allora innanzitutto per, per onestà intellettuale occorre dire che se oggi noi raccogliamo notorietà attorno a questo evento è perché c'è stato chi anche a partire da tanti decenni, tre, quattro, ha saputo avere questa intuizione, l'ha fatta nascere e poi, com'è per tutte le cose buone, chi viene dopo deve sempre cercare di migliorare quello che ha trovato. Dunque il nostro unico merito è quello di aver lavorato su quello che abbiamo già trovato e cercato di dargli ancora più notorietà. Bisogna distribuire i meriti. E allora, grazie, grazie sindaco Maurizio, ovviamente eh, con te non possiamo che parlare di cucina. Di cucina. <ride> Beh, devo dire che l'abbiamo fatta prima, eh, un po di usci, abbiamo, abbiamo anche assaggiato i piatti tipici So tutto. Ah sì? Ma invece di, 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 insomma, durante il viaggio ti hanno fatto il, il lavaggio del cervello. Allora, prima parlavo con i ragazzi che erano qui stasera, abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che, che sta accadendo. Salutiamo anche Roberto Vargio da Vimedia, che ci ha aiutato nel individuare i nostri artisti, e abbiamo parlato di Pogba. No? 130, io sapevo 120, siamo, arrivati, ah, a 130, 130, siamo, siamo arrivati. arrivati a 130 milioni di euro. Adesso non vogliamo fare populisti perché, vabbè, insomma, però effettivamente eh, ci sembra un mi una ci cifra piuttosto alte, in questo caso per un ragazzo di 23 anni che per quanto qualcuno dice che ha detto li, li merita tutti, sì, 130, 130 milioni non sono un pochino tanti, non sono strapagati questi calciatori senza voler fare populismo. Eh, allora partiamo dal presupposto che il Manchester United ha una tale potenza di fuoco economica, eh, talmente tanti introiti soprattutto il merchandising che può permettersi di pagare una cifra del genere, anche come è probabile che sia fosse una cifra eh, troppo alta. Effettivamente al di là del valore di Pogba 130 milioni per un giocatore, ma non per un discorso non per fare il moralista che non c'entra nulla, come valutazione tecnica 130 milioni sono troppi. Però il Manchester li può pagare perché ha una tale forza nel merchandising eh, che, magari che ne so, nel giro di un mese, non dico rifai 130 milioni vendendo le magliette no, certo. in, in Asia, ma una buona fetta li, li recupera subito. Eh, poi è chiaro: insomma, stiamo parlando di un giocatore straordinario, però con 130 milioni ci va costruire una squadra intera. È una scelta, e credo che la Juve abbia fatto bene a queste cifre a cederlo. Beh, rimanendo in, in tema di Juve non possiamo non parlare in campagna del ratto di Uguain. ma Non me la sarei aspettata questa. Uguain, eh, vabbè, insomma, ci sta proprio. Ma eh, insomma, di che, che possiamo dire rispetto a questo? Eh, insomma, potrà, ce la fa a questo punto la Juve a vincere la coppa anche quest'anno? Ce la farà oppure no? La coppa ovviamente, adesso sto parlando di quella con le orecchie lunghe. Ma eh, è chiaro che con Higuain la Juve è diventata molto più forte, cioè eh, a, a parte che sono arrivati anche giocatori fortissimi come Pjanic, come Dani Alves, però già se ci limitiamo al discorso Higuain-Pogba è chiaro che è più forte la Juve con Higuain senza Pogba che con Pogba e senza Higuain perché Higuain sposta più gli equilibri rispetto a Pogba, poi magari Pogba tra due anni diventa talmente forte e il discorso cambia ma al momento Higuain è uno che sposta molto più rispetto a Pogba. Quindi sono usciti quanti erano i per Higuain? 90... 90 e sono i 100 Sì, credo che alla fine però saranno 110 perché poi c'è i 113 eh la... tu sono sì, sì, le commissioni. Sì, 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 sì è, chiaro, è chiaro, Diciamo che la Juve chiude con un attivo di 20 milioni che poi è un attivo relativo perché hanno comprato Piazza che è fortissimo, però 22 milioni, hanno preso Pianice 32. Infatti probabilmente qualcun altro uscirà se la Juve può vincere la Champions è chiaro che con i Guain è ancora più forte, però la Champions non è il campionato, sono partite a eliminazione diretta. La Juve poteva già vincere due anni fa. Se danno quel rigore su Pogba, magari vince. Se l'anno scorso Evrano perde quel pallone al 91 a Monaco di Baviera, magari la Champions la vince lo stesso. Eh, ripeto, sono partite singole, perciò. Eh, è chiaro che con i Guain le possibilità aumentano, però non è un campionato dove sicuramente il pensa pesa di più sulla singola partita, magari che ne so, la partita decisiva. Guain non segna o magari fa tre gol. Questo non possiamo sapere. Magari saperlo. succede qualche altra cosa nel frattempo. Che ne so. eh, non lo so, magari che voi Guain si innamora perdutamente un di una donna e non riesce a essere più bravo come prima magari questa lo lascia e lui tu dici <ride> Non si può mai sapere, c'è cioè, la signora che ti fa Napoli e è un po' incazzata su sta storia di Guai. No, infatti io ho notato eh. la tua diplomazia, perché secondo me il senso <ride> della tua domanda era un altro, <ride> con tutte le maledizioni che da Napoli bravo. gli hanno fatto... Brava, brava, però non si può, non si può, è cattivissima. Infatti, sta Sei storia arrivi. della fidanzata non Non, non, ti, non ti entrava bene. Eh? Senti, invece a proposito di, eh, di serietà, no? Ma eh, De Laurenti, a un certo punto... Ma non potrebbe fare cose sul serio, visto che effettivamente la Juve in questo momento è un pochino distratta no? dalla, eh, da, dalla Coppa. Quindi potrebbe essere il momento giusto, l'anno giusto per il Napoli, magari di provare a, a vincerlo. Sto scudetto, cioè investi, che, investi, che investa un po' eh, insomma, in qualche calciatore? No? Ma io credo che da qui a fine mercato, calciare, sicuramente no? il Napoli farà qualche acquisto importante, anche eh. perché insomma possibilità Tico? economica. Dice cioè che c'era um, Balotelli l'altro giorno a Napoli, sì, però credo per la figlia, sì, eh. no, io, cioè, io fossi il Napoli, Balotelli non lo prendo, ma fossi il Napoli, fosse la Juve, fosse... fossi qualsiasi squadra italiana in questo momento, Balotelli non lo prenderei. I cardi, fosse il Napoli, però non credo che l'Inter lo molli i cardi, sarebbe un grande colpo per il Napoli. però mi riesce difficile credere che la nuova proprietà cinese possa accettare di vendere i cardi. Ehm, Zelinski a me piace molto, secondo me. Poi secondo me, soprattutto secondo Giampaolo che è stato suo allenatore, ha potenzialità da grande squadra. Credo che arriverà un altro grande centrocampista, eh, eh, non più Tolisso, che peraltro il Napoli stava pagando anche una cifra troppo alta, però credo un altro grande centrocampista arriverà. È chiaro che in questo momento la Juve sembrerebbe, perché il calcio è il condizionale d'obbligo, però sembrerebbe quasi irraggiungibile. Insomma, la Juve si presenta, pensa solo all'attacco con Higuain e Dybala, Mazzukic e Zanza come riserve, Pianic, eh, arriverà uno tra Witzel eh, e Matuidi Marchisio, Che eh, quanti ce n'ha? No dai, non dire così, <ride> abbiamo già fatto il campionato. Praticamente. No, non lo so, non sai, sai, no. vediamo. Certo vediamo. che se il Napoli prende un centrocampista, ma forte, 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 e Milic tira fuori tutto il talento che ha, perché è un grande talento, però è chiaro che è ancora molto giovane le prospettive possono cambiare. Altre squadre che potrebbero in qualche modo agguantare la prima posizione, secondo te? Eh, L'Inter quest'anno, come è stata costruita, mi piace molto. Eh, C'è questa situazione dell'allenatore che, che, che è molto particolare. Mi pare che ormai tra, tra Mancini e l'Inter il rapporto stia andando a rotoli. Eh, però l'Inter quest'anno... Andrea Babanega Perisic e dietro i cardi davanti. L'Inter è uno squadrone non a livello della Juve, ma è fortissima. Una, Non un campionato scontato. Poi c'è anche la Roma che oggi ha preso per Malen Insomma, ha sistemato la difesa è in attacco a grandi giocatori, recupera, è vero che ha perso Pjanic ma recupera Strotman. Anche la Roma è, prenderà ancora un altro giocatore, probabilmente un terzino sinistro. È anche la Roma signora squadra. E poi. Anche la Roma, se prende quell'olandese di cui si parla, che è poco conosciuto, ma secondo me è un fenomeno, si chiama ZIEC. Ce lo ricorderemo, dici? Quindi qualche colpo di mercato ce l'aspettiamo ancora è importante? Ma del Napoli sicuramente, perché ha un sacco di soldi da spendere. Eh, quando li spenderà non si sa. C'è tempo fino al 31 agosto. <ride> vabbè, Calma. Cioè adesso andiamo eh. in ferie però. So, eh, no, noi. no, no. Un altro <ride> noi, grande colpo, noi. il Napoli lo fa. La Roma fa un altro colpo, l'Inter credo che si fermi così e Milan non so che succede con i cinesi. Eh, eh. Un'opinione: però, questi hanno soldi. Eh? Eh, ma vabbè, lo sappiamo, questi ce tanti. Quindi potrebbe essere che, insomma, anche il Milan, è un campionato che potrebbe sorprendere quest'anno rispetto a quello scorso. Insomma. Eh, anche se all'inizio, se, sempre partendo eh. dal presupposto, che la Juve parte, parte molto avvantaggiata. Senti, tornando invece ai giorni nostri, o meglio alle nostre squadre, no? Mi hanno riferito perché oggi mi hanno mandato eh, tantissime persone, un po' di video, di, di, io non, non li avevo visti, insomma, in cui pare che tu porti bene alla Salernitana. Eh, c'è una bella media, quattro ah. partite, nove punti. Mazza oh! Visto che quest'anno non era proprio, quattro Facciamo partite, nove applauso, punti. Facciamo a compagnoni, eh? insomma, quindi mi dicevano, dillo, che l'aspettiamo. Che c'è? Verona, Salernitana, Verona, che c'è la, la prossima partita? Eh, vedi, è stato tutto. E dicevano, insomma, che ti Co, aspettiamo. Con Mandorlini, ospite d'onore, ovviamente, allo stadio. Eh, bravo, esattamente. Ecco qua, venire tutto a posto. E quindi, insomma, sentivo, hai ha avuto delle parole anche di elogio per la curva sud, insomma, della No, io, io mi diverto troppo alla Rechi. Io alla Rechi mi diverto troppo quando... Si diverte anche chi non ama il calcio, hai detto. È vero, è vero. Cioè, io, quando ho commentato salernitana Avellino, la curva della recchi, guarda, ho la pelle d'oca a parlarne adesso. Era una... Cioè, mi sembrava di stare all'Old Trafford, di stare... Era spettacolare. E qual spettacolare. è vedete, il problema della Sera Beh, il problema, intanto... Cioè, qualche anno fa sta in Serie D, ha fatto tre promozioni sta in Serie B. Eh. Non è che. Sì, no, però secondo manca me. Qualcosa. No, secondo me è una coppia di attaccanti da promozione, perché con Coda e Donnarumma puoi lottare per la Serie A. E in mezzo c'è da fare qualcosa. Adesso è arrivato questo busellato che sinceramente conosco bene di nome, me lo ricordo anche il Cittadella, però non, non me lo ricordo esattamente come giocatore. Credo che un altro centrocampista. Però ripeto, quando parti con due così davanti diventa tutto più semplice, però al centrocampo c'è da fare qualcosa. C'è stata un po' di delusione per l'allenatore. È bravo quel Vitale, quello che gioca a sinistra, che è il nuovo arrivato, uno che ha un bel fisico, insomma. Secondo me se questo Busellato è veramente bravo e prendono un altro centrocampista, poi l'allenatore per me è molto bravo, Sannino. Perciò credo che la Salernitana possa fare molto bene. Quindi dice va bene che è rimasto lui, insomma. Eh, Sannino dici? sì. 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 Anche se... cioè, sono rimasti malissimo i tifosi, si aspettavano insomma ben altro. Dice come allenatore? No, allora, se fosse venuto Inzaghi, per me Inzaghi ha le potenzialità del grandissimo allenatore. Eh, loro, loro, loro. Inzaghi volevano. No, no, no è giustamente, perché per me, infatti, la Lazio fa un affare con, con Inzaghi, però Sannino è molto bravo. Sannino è veramente bravo. Vediamo, senti, volevo farti una domanda invece sulle squadre eh, minori. No, noi stiamo parlando di milioni di euro. Eh, di tantissimi sei, sei sorpreso che è un po' di calcio massico anch'io? <ride> <Guardi. ride> no, dicevo, ehm, stiamo parlando di milioni di euro. In realtà, però, le squadre, quelle che giocano nelle categorie minori, a volte hanno difficoltà a iscrivere ai campionati le proprie squadre. Quindi si aspetta magari eh, il ripescato. Il in Lega Pro è un'ecatombe. Il, ripas... il ripescato. Bisognerebbe cambiare un po' le formule, il regolamento insomma, dare una mano magari anche a queste squadre perché è, è un morire. No, Quest'anno 11 ripescaggi in Lega Pro mi sembra francamente un'esagerazione. Poi sono contento che vengano ripescate anche piazze importanti, prestigiose che non avevano senso in serie D perché sono piazze che meritano ben altre categorie. Però insomma, 11 ripescaggi su, su 60 squadre mi sembra francamente troppo. Credo. Io ho enorme stima del presidente Gravina, che per me è un grande personaggio, mi piace molto anche come persona, però su questa ostinazione a tenere la Lega Pro 60 squadre non sono d'accordo. Bisogna rivedere un po'... Ma sì, perché ogni anno ne saltano Qualc 10, qualcosina. 11, 12, dai, non, non, non c'ha senso. Senti, qual è stato, invece poi chiudiamo, andiamo a parlare eh, di altro, perché devi sapere che noi in queste serate in cui abbiamo questi... Eh, Abbiamo voi, voi personaggi pubblici, eh, premiamo poi le nostre eccellenze riguardo all'argomento in campo. Quindi stasera premieremo gli sportivi, quelli che sono distinti a livello nazionale e mondiale del nostro territorio. Ma prima di passare eh, a loro, volevo, volevo sapere da te qual è stato il momento più eh, adrenalinico, più emozionante eh, della tua carriera eh, di giornalista, ovviamente? Ma se parliamo delle cronache ce ne sono stati molti. Uno l'avete fatto vedere, ad esempio il gol di Maicon e Inter Barcellona. È stata una partita meravigliosa, bellissima. Che ne so, mi ricordo anche Milan-Manchester alla semifinale del 2007, il 3-0 del Milan-Manchester. Mi ricordo un paio di partite del Napoli fantastiche in Champions. Che ne so, quando Cavani porta in vantaggio il Napoli a Manchester o anche la partita di ritorno, eh, Juventus-Real Madrid. Che è, stata, è stata bellissima, insomma, eh, oppure che ne so? Eh, anche di recente, agli europei eh, è, stato, è stata una favola commentare Inghilterra e Islanda. L'Islanda che butta fuori l'Inghilterra con eh, Nizza nice in bassa da 30.000 islandesi. Se pensate che l'Islanda ha 320.000 abitanti, 12.000 hanno lo stadio, ma gli altri 18.000 sono venuti lo stesso anche se non avevano biglietto. Pensa un po'. Tra, tra l'altro, è stato meraviglioso perché. Io non trovavo un taxi per Nizza e non sapevo come arrivare allo stadio, erano 15 km, non potevo fare C'è stato un passaggio. Piedi. No, sono andato col pullman con la navetta, lo shuttle dei tifosi islandesi. È stato bellissimo. <ride> Sindaco, ma non ti ho chiesto, ma eh, che. Aia, non si chiede, non si volevo chiedere che squadra ti fa. Sì, vabbè, vabbè. Adelfio? Eh... No, vabbè, tanto abbiamo visto qui sono molto misti. Ragazzi, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Maurizio, sì. Um, vieni, 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 Ecco, così perché mi incuriosiva la maglia, no, non vedevo la scritta sola. Lui è un tuo fan, eh, te lo dico. Eh, rubata a balotelli questa maglia. Eh, okay. Buonasera, buonasera. Uh, ciao Maurizio. Nel ciao. Tutto ci siamo già visti su qualche altro qui durante una trasferta. Io sono un po'... Uh, diciamo sono Campano però sono un ultras del Milan quindi da anni segue e quant'altro Milan ovunque eh, in Italia in Europa e eh, nel mondo ti volevo fare due domande uno ti volevo fare i complimenti perché sei uno dei migliori uno dei miei quattro preferiti quindi che trasmette emozioni durante le partite quindi uh, um, le due domande sono una praticamente che cosa pensi uh, dell'acquisto da parte di Milan dei cinesi Uh, io sono molto dispiaciuto che il presidente che ha vinto più nella storia del mondo del calcio Silvio Scuola è andato via. Uh, poi i cinesi non sono tifosi, ma sono degli affaristi, quindi, voglio dire, vedono soprattutto gli interessi. E, e poi un'altra è una cosa: quando ci porti Diletta qualche volta, <ride> oh, grazie. È uh, un uh. grande Maurizio. Diletta di, di è fidanzatissima, perciò fatti eh, a sedere no, no dei, dei, dei cinesi eh, no, effettivamente eh, secondo, no, no, ti spiego no. secondo me Berlusconi poteva continuare a tenere il Milan il problema è che negli ultimi cinque anni anche se non lui direttamente, però il Milan è stato gestito malissimo e, e, e lui ci ha rimesso anche tanti soldi il Milan è, è, è Vabbè la Juve viaggia sui 370 milioni di fatturato, ma il Milan sta oltre i 200 milioni di fatturato. Il Milan fattura molto più del Napoli, molto più della Roma, molto più dell'Inter, eppure addirittura quest'anno ha chiuso al settimo posto, pare l'anno prima all'ottavo. Credo che probabilmente i risultati negativi delle ultime stagioni e le contestazioni abbiano quasi indotto Berlusconi, Berlusconi a mollare. Ma ha mollato probabilmente perché ormai è arrivato allo stremo perché non è vero che non metteva più soldi perché negli ultimi anni di soldi ne ha messi tanti, il problema del Milan è che evidentemente in base ai risultati sono stati spesi male altre domande? sì buonasera, buonasera, volevo fare una domanda riguardante il calcio giovanile abbiamo visto che l'Under 21 ha risultati altalenanti, l'Under 19 ha perso in finale gli europei Beh, però ha fatto la finale insomma sì, Bene. sì, in finale gli europei di categoria. Invece, purtroppo a Rio la nostra nazionale non si è qualificata. Ma secondo lei, sono i nostri vivai che eh, non fanno crescere i giovani oppure effettivamente oggi mancano i talenti rispetto a nazionali tipo il Belgio, la Germania o la Francia? Grazie. Eh, questo è un argomento molto interessante. Allora, eh, è chiaro che c'è qualcosa che non va a livello di, di settore giovanile, i problemi possono essere tanti. Um, uno perché probabilmente nei pivai mancano gli istruttori e ci sono invece allenatori che vogliono fare carriera, che allora pensano più a fare il risultato, lavorano troppo sulla tattica e poco sulla tecnica. Questo è un grosso errore. Nei settori giovanili ci vorrebbero degli insegnanti più che degli allenatori, insegnanti che amano fare quel tipo di lavoro, che amano stare nei settori giovanili e che non hanno l'ambizione, non lo usano come trampolino di lancio per poi andare in prima squadra. Il secondo è che io credo che se si hanno delle idee nuove tanto, tanto meglio, ma a volte sarebbe sufficiente anche scopiazzare. Guardiamo il Belgio: il Belgio fino a dieci anni fa, a livello calcistico, era, era forte a metà anni 80, ma poi per 15 anni è stato inesistente. Adesso il Belgio ha un under 21 che se non stravince l'europeo. Va internato l'allenatore perché ha una squadra mostruosa. Bisognerebbe copiare, copiare la Francia. Eh, io ho commentato Francia-Germania alla semifinale degli europei e, e avevamo costruito a Sky per gioco i 23 migliori della Francia che non erano all'europeo. e, e C'era una squadra rimasta a casa stra... ma, ma, ma La gazzetta: lo stesso Benzema, Ben Yedder, Fekir. Ma. Barane comunque che è infortunato Sacco che non l'hanno portato Ma ce ne stanno De Ce ne hanno una marea Una marea eh, Dovremmo eh, Loro hanno da anni questi centri federali Che funzionano Sarebbe sufficiente eh, copiare eh, prende, La Germania La, 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 la Germania tira. Devo dire che però nonostante le nostre carenze Comunque facciamo risultati a livello giovane Perché l'Under 21 quasi sempre arriva tra le prime otto alla finale eight e ad esempio con Mangia eh, in Israele divenne vicecampione d'Europa, eh, l'Under 19 è vero è stata surclassata dalla Francia in finale, però è andata in finale facendo grandi risultati. Il problema qual è? Che poi, che ne so, ad esempio in Israele noi abbiamo battuto l'Olanda, però tanti olandesi sono diventati giocatori a di livello internazionale, i nostri si fermano. Io credo che ci sia un problema anche di fame, che i nostri si siedano un po' troppo, forse li facciamo sentire troppo presto Calciatori veri, ehm, li facciamo sentire troppo presto campioni. E, e una volta che, che passano dall'under 21 alla nazione maggiore, si perdono, non fanno quel salto di qualità. I problemi, i problemi sono diversi e se non ci sbrighiamo ad affrontarli rischiamo di perdere ulteriori posizioni. Perché adesso c'è Ventura al posto. Conte, secondo me, ha fatto un mezzo miracolo. Eh, Ventura se ritrova una nazionale anche vecchiotta. E se non esce fuori qualcuno di nuovo, è un problema. Allora, altre, altre domande? Ci fermiamo. Sì, vai, velocissimo però. Andiamo con l'ultima. Ciao Maurizio. Ciao. Mi è piaciuto come hai fatto la telecamera di Salerno Avellino. Bene, fa piacere. Secondo te, quest'anno il campionato di Serie B, chi lo vince? Tra Bari, eh, Perugia, Salernitana e eh, eh, diciamo, chi può essere la sorpresa del campionato? Guarda, due cose. La prima... Eh, in questo momento è difficile dirlo perché eh, dunque oggi è il 7, mancano 24 giorni alla fine del mercato e può accadere di tutto. Eh, al momento quello che ti dico è che c'è un equilibrio clamoroso. C'è anche le squadre che hai citato tu, lo stesso Bari che molti danno per favorita, però probabilmente lo sarà, ma al momento come mercato non è che ha fatto questa squadra, cioè non è il Cagliari dell'anno scorso. Eh, Credo che si va, il campione di Serie B è sempre molto equilibrato, però ad esempio l'anno scorso secondo me c'erano già sulla carta due squadre, che erano Cagliari e Pescara, che si staccavano, poi è uscito fuori il Crotone, che aveva dei ragazzi molto molto forti. Quest'anno faccio fatica a trovare due o tre squadre che si possano staccare, per questo dico che la Salernitana, che va sicuramente rinforzata, però partendo da Coda e Donnarumma, che ne so, con un portiere, un altro difensore e un centrocampista... Non stiamo trattando Rosini. Eh, non so, io chiaramente tu, ne, magari ne sai più di me. Leggevo che, che si era renata la trattativa. Non lo so, non so se adesso no, è ripartita. Ah, si è sbloccata. Beh, sai, metti Rosina a sostegno di Coda e Donnarumma. E eh beh, insomma, chi eh. lo fa il capocannoniere tra Coda e Donnarumma? È lì una bella gara. Secondo me, minimo, fanno 30 gol in due. Minimo, va bene, va bene. Grazie. Facciamo un applauso a questi ragazzi che. Oh, Ok, insomma, ci hanno dato soddisfazione stasera. Io ho i pizzini di tutti quelli che dobbiamo eh, premiare, eh, Maurizio. Allora, io, eh, innanzitutto, se ci portano anche. perché so che c'è un, um, un cadeau, eh, eccolo qua. Sono, sono organizzatissimi. Allora, c'è un cadeau per il nostro ospite, è che è, è eh, Oleficio Ma Maio. Quindi, magari lo facciamo una foto, Damiano? Ecco, ven un po più, venite più in centro così. Fate una foto insieme, di là, verso di là, qua, ok, sindaco, ok. Benissimo. Sì, sì. Allora, abbiamo l'extravergine denocciolato dell'azienda Maglio, eh, il vino della Casola Vinaria e ortaggi di stagione di agrinatura. Meraviglioso, meraviglioso. Un dono per te? Grazie grazie all'oleificio Maio grazie ovviamente a appoggiamolo, si puoi anche metterlo dietro Allora ringraziamo a Grinatura l'oleificio Maio, Casula Vinaria, il pastificio La Siciliana e eh, anche la Macaronera dopo avremo il manager Carmela dopo magari ci raggiunge nel frattempo facciamo le nostre premiazioni vado a trovare, ok Allora ehm, abbiamo la targa di partiamo con le targhe Cosimo Vedella, allora dov'è Cosimo? Cosimo Vedella, che ha partecipato a campionati italiani ed europei di tiro con carabina, posizionandosi sempre sul podio e anche campione europeo a squadra. Complimenti! Sì, sì, sì. Mettiti in, in centro, Sindaco, e anche io mi metto al lato, che sono quella che conta meno. <ride> Sì, volevo dire, noi apparteniamo a quella fascia diciamo, di sport che sono quelli minori. No? Che Un po in questo periodo diventano Infatti, eh, vedesi le Olimpiadi, sono quelli che poi contano alla fine le medaglie, do, le medaglie che poi alla fine mh, fanno dell'Italia salire nei ranking alti. Vedesi oggi hanno sia il tiro con l'arco che anche il tiro a segno hanno raggiunto degli ottimi risultati. Quindi speriamo bene anche la pallavolo. Uh, complimenti, vorrei ri soltanto ricordare, forse a tanta gente che non sanno che a Campagna c'è un centro federale nazionale Fidas Coni che eh, mh, pochi, mesi, cioè, pochi giorni fa là, è stato qui presente del CONI quindi il sindaco lo sa benissimo, che è stato inaugurato eh, proprio per questo tipo di sport che sono un pochettino leggeri a minori, ti rassegno la genofilia, tiro con l'arco e noi stiamo facendo di tutto per far sì che eh, nel nostro piccolo si possa raggiungere degli ottimi risultati. Campagna ha degli ottimi elementi, vede se la federazione ha voluto proprio investire qui a Campagna perché sia la location sia noi come istruttori siamo riusciti a dare degli ottimi risultati. Grazie mille. Io ero in viaggio oggi che abbiamo fatto nel tiro. Nel tiro oggi che abbiamo fatto. carabina Ah, stasera, è infatti. È, è infatti. <ride> Vabbè, va, recuperiamo, recuperiamo. Grazie, grazie Cosimo. Poi il prossimo premiato invece è Gregorio. No, chi abbiamo? Ah, Gregorio D'Ambrosio? Benissimo, quindi lo sapevo già. Gregorio D'Ambrosio che ha vinto ben dieci campionati, contati, eh 10 campionati italiani in varie discipline, tra cui tiro a piattello e cinofilia. E poi due campionati del mondo hai vinto, mamma mia. Prendi prima, sì, esatto, fate la foto, facciamo la foto e poi... Okay. Due campionati del mondo, quindi veramente con lui anche perché sei giovanissimo. Sì, ho 23 anni, ho iniziato all'età di 14 anni a partecipare con mio padre e credo che anche altri giovani si possano avvicinare a questo sport oggi. Grazie. grazie, questo è per tutta la tua famiglia perché so che appunto siete una famiglia di, di eh, campioni Massimo chi c'ho adesso? Alessandro D'Ambrosio D'Ambrosio mi sa che è un cognome abbastanza comune, eh? direi lo so, lo so, allora Alessandro D'Ambrosio dov'è? Pugile Elite, due volte campione italiano universitario, bronzo al campionato italiano eh, assoluto ed è stato anche convocato nella nazionale. Quindi davvero complimenti anche a te visto? Maurizio quanti campioni abbiamo? Davvero? Eh, sì, eh, innanzitutto ringrazio il sindaco e tutto il presidente della Prolocco, niente. È... Pugilato è uno sport che qui a Campania purtroppo ancora non è conosciuto. Uh, tantissimo, non ci sono palestre uh, di pugilato quindi siamo costretti ad allenarci a battivaglia però magari in futuro ci sarà l'opportunità sì. grazie grazie Alessandro quindi sì, infatti io avevo anche Massimo D'Abrosio che è il papà che è pluricampione del mondo anche lui, insomma è davvero una cosa meravigliosa abbiamo l'ultima Uh, targa che invece esula un attimo perché avremmo dovuto consegnarla credo la sera uh, quando c'era um, Michele Placido esatto, uh, Maria Rosaria ha salito per l'altissimo valore poetico delle sue uh, creazioni. Sindaco, magari uh, consegni tu la targa se c'è. Maria Rosaria dov'è? Ah, eccola la signora! Eccola qui! Allora, io so Maria Rosaria che che ci vuoi deliziare di una, di una poesia che per te è molto importante, e anche per noi ascoltarla. Vabbè, eh? Quindi, benissimo. Comunque, volevo prima in, in primis ringraziare chi ha voluto che io fossi qua questa sera: sia il sindaco e l'amministrazione, il sindaco che, che comunque è presente dappertutto e si fa sempre in quattro per esserci e mi fa tanto piacere perché io questo è quello che voglio. Eh. Uh, l'affettuosità di questo ragazzo, Adelfio, che mi è stato vicino eh, nei momenti più brutti della mia vita. Ancora, eh, io mi emoziono questa sera e dedico questa, eh, questa targa ad una persona importantissima per me, perché questa sera sono sei mesi che mio marito se n'è andato, è volato in cielo. E tu, amore? E inoltre voglio ringraziare il signor compagnone per essere qui questa sera. Piacere signora. E, e per avermi omoggiato della sua presenza nei miei confronti in questo momento. È un onore, è eh, un onore per me. Eh, per me. E, e questo che mi viene dato è un esempio, è un segno della stima di questo Paese nei miei confronti, perché non è la prima volta che io dal Comune ricevo qualche cosa grazie e adesso, e adesso sono un po' in tremarella ma comunque spero di farcela <ride> la chiena lungo, lungo le vie e i vichi la gente copiosa attenta questo grande evento il fiume pur quest'anno si concede dal sito naturale di tutto l'anno, guardato a vista dal maestoso Giove. La sua acqua, fresca e cugolante, straripa e si versa al genial paese. I bimbi felici sguazzano, gli adulti si rinfrescano, i giovani gioiscono e nell'acqua si dimenono al suono di musici e di orchestre e la secchiata impera. Il cuore gioisce intanto accantona ogni tormento e fangiolin ritorna. grazie, grazie Maria Rosaria, consegniamole eh, la targa così si ricorderà di questa, di questa serata. Sicuramente ci saranno altre occasioni per rincontrarci. Eh, <susurra> Allora, volevo... grazie Maria Rosaria, volevo chiudere con Carmela Tartaglia, raggiungici un attimo eh, Carmela che è il, il manager della eh, la Macaronera che è un posto meraviglioso che si trova nel cuore di Campania e che è stata vicina in queste settimane. Ai nostri ospiti, a tutta l'amministrazione, all'organizzazione, insomma siamo stati eh, spesso da te ed è un, um, una vocazione importante quella, quella vostra, insomma riuscire a lavorare con un albergo eh, di lusso eh, in un contesto di, di un paese, no? quindi a volte può diventare anche difficile e anche vicino ai VIP, insomma alle, ai vari personaggi che abbiamo portato in questi, in questi giorni, quindi è un po' la vostra missione. Sicuramente Campania ha il vantaggio però di essere baricentrica in Campania, quindi coloro i quali volessero visitare la costiera eh, amalfitana piuttosto che quella cilentana possono trovare nella nostra eh, location sia come comune sia come albergo la soluzione ideale per visitare tutta la regione in modo abbastanza appunto, centrale. Noi siamo l'unico albergo a quattro stelle nel centro storico di Campania, siamo famosi per le cerimonie perché è una dimora storica che nasce nel 1500 e che alla fine del Settecento diventa l'antica fabbrica di pasta che conosciamo e che è anche il motivo per il quale abbiamo lasciato il nome, Maccarunera. Abbiamo solo anteposto Historic Boutique Hotel perché abbiamo lanciato la struttura in contesti internazionali quindi ci sembrava un nome più facile anche per gli stranieri. In realtà sta riscuotendo molto successo perché abbiamo avuto eh, tantissimi... Centinaia di presenze sia dall'estero che dall'Italia e il percorso di Star in Chiena sicuramente ha avuto un prestigio particolare potendo ospitare uh, le, le star in, una, in un albergo del genere, Particola particolare perché è, sono particolari i dettagli e l'amore che è stato profuso uh, in questo lavoro, quindi oltre alla professionalità ovviamente eccelsa, c'è anche un amore che tutti i giorni costruisce il lavoro, perché ovviamente lavorare eh, in, in un paese eh, che voglio dire piccolino ha dei vantaggi però spesso anche molti svantaggi, per questo è importante un vantaggio collaborativo quindi un vantaggio costruito attraverso la collaborazione di tutti della Proloco, del Sindaco e di, anche di, di professionisti del settore infatti colgo l'occasione per ringraziare Goi Comunicare a cui è stata affidato è affidata tutta l'organizzazione di Starinchiena nella persona di Bruno Avagliano che tra l'altro eh, coordina anche l'immagine della Maccaronera. E quindi quello che voglio dire è che l'unico modo per far conoscere Campagna e la Maccaronera che sono ormai un binomio inscindibile eh, è proprio quello di, di puntare ad una leadership di qualità. Grazie, grazie mille Carmela, grazie, bocca al lupo per tutto. Allora siamo in chiusura, Sindaco. Ad... Sì, riaccomodiamoci per le conclusioni perché, come sapete, questa è l'ultima occasione, l'ultimo incontro per quanto riguarda stare in Chiena, Avete conosciuto insieme a noi tanti personaggi che si sono eh, avvicendati in questa piazza e sono rimasti colpiti, Maurizio, da questa attenzione. Cioè, che è una cosa rarissima. Io credo che anche, che anche tu insomma, hai vissuto tante piazze, tante situazioni. Loro sono attenti, eppure abbiamo fatto anche per, la serata con Placido, per esempio, è stata lunghissima. E' è bello, beh. sì no, però è bello il fatto che loro siano a te, tu non beh. senti un vocio eh, da parte della platea questa è una cosa stupenda che io non ho trovato onestamente in nessuna piazza che ho presentato, che frequentato. Allora siamo in chiusura, Sindaco, facciamo eh, insomma dici un po' il bilancio, un consuntivo di questo stare in chiena. La Chien ovviamente continua, io parlo di questo nostro appuntamento, che ormai sento anche un po' mio allora innanzitutto lo faccio adesso perché altrimenti poi dopo le conclusioni non ci sarebbe modo di farlo pubblicamente ringraziando compagnoni per la sua presenza grazie, grazie a voi per l'invito è stato un vero piacere ha visto che platea preparata eh, vedo vedo pezzo. poi invece per quanto riguarda il consuntivo relativo alla manifestazione Stare in Chiena io credo che sia molto positivo perché lo scopo Principale, a parte le cose che abbiamo detto prima in premessa, in esordio, era quello di far diventare l'agosto campagnese un'estate campagnese e quindi come dire, anticipare tutto quello che invece succede soltanto nel mese di agosto. Io credo che sia stato un luglio molto partecipato e con tante belle persone, con un numero di visite che ha riempito spesso in sold out tutti i locali, i ristoranti che abbiamo qui e questo eh, naturalmente non può che lasciare un bilancio positivo a tal punto che questa immaginiamo sia soltanto la prima di una lunga serie. Grazie. Adelcio, lo so che sei di poche parole, però insomma qualcosa in finale ce lo puoi dire. No, io buonasera a tutti, io voglio ringraziare innanzitutto il signor Compagnoni grazie a voi la presentatrice Maria Rosalia che ci ha omaggiato della sua presenza della sua pazienza il sindaco che ha accettato tutte le proposte in merito a questo progetto proposte da dal sottoscritto e dall'assessore Remo Cubicciotti che ringrazio pubblicamente per tutto il lavoro che sì, fa bravo. e che non vuole mai comparire personalmente, <ride> lo voglio sottolineare voglio ringraziare gli sponsor che grazie a loro insomma abbiamo potuto ottenere eh, questo successo e voglio ringraziare la città di Campania che è eccezionale che ha risposto bene, abbiamo sì, fatto una cosa sì, un po' sì, sperimentale, sì. perché Perfetto. un salotto in piazza è una cosa sperimentale per il nostro territorio l'abbiamo proposto, eh, Goico comunicare ha spinto, ha cercato insomma, di far comprendere quanto fosse diverso, importante, anche per dare visibilità alle eccellenze del, del territorio e abbiamo visto che il riscontro c'è stato. Quindi sicuramente ci, preper, ci prepareremo per la prossima sì. edizione per il prossimo anno. Bruno Avagliano, Cristian Viglione, Giusi, Damiano, insomma tutti coloro che hanno fatto Infatti, tutto lo staff, parte sì. dello staff di Come Comunicare e tutti i nostri sponsor. Chiudiamo qui, Maurizio. Sì. Dimmi tutto Ti è piaciuto? Moltissimo non detto, potresti dire no? No, 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 no <ride> guarda poi, poi puoi chiedere conferma alle persone che erano in auto con me Già quando venivo Mi è piaciuto moltissimo Tutto eh, Queste eh, Non so come li chiama, Un corso Però piccolino Sembra eh, ad, ad, Dalle parti me le chiamano rue Proprio queste vie sì sì, eh, sì, 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 sì Anche sì. eh, qui Deliziose Con tutti questi tavolini Le persone sedute fuori Guarda, sono no. veramente sincero, ero incantato, mi è piaciuto moltissimo. Mi Ci proprio l'atmosfera. Forse inviteremo proprio per la chiena, chiena, così gli facciamo fare il bagno. Che è anche Ma una Infatti, brava... <ride> ammetto, non sapevo di questa tradizione. Io eh, su Facebook ho molti amici anche di, di questa zona. Allora ieri mi hanno scritto e mi hanno detto: Sei pronto domani per le secchiate? <ride> <ride> Come le secchiate? Maraccio, giustamente no, 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 no. E, e, e mi hanno spiegato, poi <ride> oggi a cena mi hanno spiegato nei dettagli proprio questa tradizione che è veramente originale va benissimo, allora noi vi ringraziamo co per, come sempre per essere stati con noi ringraziamo anche i telespettatori che ci hanno seguito eh, su Sud TV alla casa e quindi appuntamento ovviamente alla Chiena nei pross domenica prossima quando c'è? sabato e domenica siamo ancora qui grazie ancora a tutti voi e buona serata buon proseguimento